tuo fa l'americano, americano, americano. Quando Renato Carosone cantava Tuo fa l'americano, la Fiat 1004 Cabriolet era già uscita di produzione, visto che la prima convertibile della casa torinese prodotta nel secondo dopoguerra è rimasta in listino dal 1950, quando è stata presentata assieme alla berlina al Salone di Ginevra, fino al 1952. La storia della berlina invece è andata avanti sino al 1958, ma di questo ce ne occuperemo in un'altra occasione. Il riferimento con la canzone del cantautore napoletano non è casuale per la vettura che segna una tappa fondamentale nella storia della produzione della Fiat. Il riferimento all'America, o meglio, alle auto americane, emerge al semplice esame estetico. Se non fosse per le dimensioni più contenute, si potrebbe confondere la Fiat 1004 con l'americana Kaiser Special del 1947. Dietro al mito americano non c'è un tentativo di plagio, bensì una serie di circostanze di natura sociopolitica e tecnica. Costruire un modello ispirato a quelli a stelle e strisce può avere un ruolo propiziatorio per un'azienda che ha chiesto all'America dei prestiti agevolati. A questo si deve aggiungere l'incertezza politica dell'Italia di quegli anni, con la Fiat che è pronta a trasferire la catena di produzione delle sue macchine oltreoceano se dovesse avverarsi la minaccia di una presa di potere del Partito Comunista. Come dichiarato dall'ingegner Dante Giacosa nel volume I miei 40 anni di progettazione alla Fiat. L'applicazione tecnica è indirettamente legata alla grande innovazione che vede la 1004 essere la prima Fiat con carrozzeria a scocca portante. In fase di progettazione, il responsabile del reparto carrozzerie viene mandato presso un'azienda negli USA per conoscere il nuovo sistema di lavoro. È un'esperienza che lascia il segno nelle scelte una volta rientrato a Torino. Chiarito questo punto, andiamo a conoscere da vicino una delle poche Fiat 1004 Cabriolet che si sono conservate nel tempo. Rispetto alla berlina, oltre all'assenza del padiglione, è caratterizzata dalle due sole porte, con l'accesso al divano posteriore che avviene sollevando lo schienale dei sedili anteriori. Le maniglie sono formate da una levetta estraibile nella lega leggera incassata nella portiera, ma con diverso sistema di estrazione tra destra e sinistra. La capote ha lo strato esterno in tela spessa, mentre la parte interna è in panno e in mezzo c'è uno strato di gomma piuma. Il lunotto è in cristallo, assicurando così ottima visibilità posteriore. L'intelaiatura è in acciaio robusto e pesante. Comunque le operazioni di apertura e chiusura sono abbastanza agevoli e non richiedono troppo tempo. L'aspetto estetico è impreziosito dall'abbondanza delle cromature, che risaltano sui colori pastello o metallizzati della carrozzeria. Le rifiniture sono degne di una vettura di classe superiore, come emerge dall'esame dell'interno. Il volante, la strumentazione, i vari pomelli e la griglia in cui è inserita l'autoradio sono realizzati in bachelite, una resina di sintesi dall'aspetto molto piacevole. L'accendisigari è di serie, al pari della radio, che è costruita dalla Autovox appositamente per questa macchina. Inoltre, per la prima volta, una Fiat prodotta in serie è equipaggiata con l'impianto di riscaldamento e di aereazione. L'abitabilità anteriore è confortevole, mentre un po' sacrificata per chi si siede dietro a causa dello spazio ridotto tra le due file di sedili. Eppure la lunghezza della macchina supera i 4,30 m. Anche il portabagagli inganna sulla sua reale capacità, che è limitata a causa della ruota di scorta in posizione verticale e del serbatoio della benzina da 48 litri posto sul fondo, dove c'è anche il tappo protetto da una sorta di coperchio. Non ci sono sorprese aprendo il cofano dove è alloggiato il motore a 4 cilindri in linea con distribuzione a valvole in testa comandate da aste e bilancieri alimentato da un singolo carburatore, Weber o Solex. La potenza massima è di 44 cavalli a 4400 giri, che consente alla macchina di raggiungere la velocità massima di circa 120 km all'ora, con un consumo medio di circa 10 km litro, nonostante il peso di oltre 12 quintali, quasi uno in più della berlina. Il cambio, che ha il comando al volante, ha 4 marce, con la seconda, la terza e la quarta sincronizzate e la trazione posteriore. La scocca in acciaio con la sospensione anteriore ha ruote indipendenti con molle e ammortizzatori e quella posteriore è a ponte rigido con mezza balestra, molle e ammortizzatori. Le ruote sono da 14 e i freni sono a tamburo a comando idraulico.
Nel 1950 la 1004 Cabriolet costa 1.675.000 lire, 400.000 lire in più della berlina.